Presidente Rattanuti, la squadra è stata presentata, la società si presenta, ci mette la faccia, abbiamo una squadra del nostro paese, siamo orgogliosi del bel giocattolo che hai e che avete costruito. E allora, quali sono i nuovi traguardi? Allora, intanto siamo contentissimi di quello che stiamo costruendo e che abbiamo costruito, assieme a tutta Misilmeri, assieme a tutto il nostro staff tecnico, assieme ai giocatori, assieme a tutta Misilmeri, lo ripeto perché è fondamentale che i misilmeresi e Misilmeri sta vicino alla squadra, perché appunto è come identikit, è la squadra del nostro paese, è la squadra che abbiamo nel cuore, a cui siamo tantissimo legati, da 4 anni stiamo facendo qualcosa di eccezionale e vogliamo continuare a stupire, non diciamo niente, vogliamo continuare soltanto a stupire, poi quello che vivremo lo andiamo vedendo domenica dopo domenica. Presidente, una domanda da un punto di vista tecnico, nel senso, per quanto riguarda gli abbonamenti, state pensando a fare anche abbonamenti per le famiglie, abbonamenti per i ragazzi, magari andare a, diciamo, a stabilire un target di costo che può essere accessibile, visto anche i tempi? Sì, ma sicuramente siamo molto aperti a tutto questo e c'è il responsabile marketing che se ne sta occupando e appunto potranno dare tutte le informazioni, potrà dare tutte le informazioni a breve, perché abbiamo il problema ancora a campo da gestire, però l'amministrazione oggi nella presentazione che c'è stata ci ha dato appunto l'input di dire che il 25 settembre avremo il campo, per cui siamo tantissimo contenti per questa grande dichiarazione dell'amministrazione. Abbiamo soltanto da sistemare 2 o 3 cosine e poi a piano stoppa sarà una festa incredibile, secondo me. Cosa ti senti di dire da misilmerese ai misilmeresi? Sento di dire di stare vicino alla squadra, di stare molto vicino alla squadra, perché è importantissimo e appunto abbiamo delle belle domeniche da passare assieme. Buon lavoro. Grazie.